La settimana scorsa Canon ha annunciato le sue due nuove mirrorless APS-C, la Canon R7 e la R10. Sono due mirrorless molto importanti per Canon perché vanno a rimpiazzare in maniera molto prepotente il precedente sistema mirrorless APS-C, il sistema M, che non ha mai trovato grande fortuna e che aveva pochi corpi ma soprattutto pochissime lenti a disposizione. Mi sono preso un po' di tempo per raccogliere informazioni, presentazioni e ho avuto anche la possibilità di mettere le mani per pochi minuti sulla Canon R7 e sulla Canon R10. Quindi oggi ve le racconto. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Mattia, sono un fotografo e videomaker e amo raccontare quello che mi succede e quello che imparo qui su YouTube. Oggi parliamo di Canon R7 e R10, le ultimissime mirrorless rilasciate da Canon sul mercato. Si tratta di due mirrorless APS-C, quindi con il consueto fattore di crop di 1,6 a cui Canon ci ha abituato. I sensori sono nuovi ma sono leggermente diversi per quanto riguarda la risoluzione. La R7, la camera un pochino più prestante delle due, monta un sensore da 32 megapixel, mentre la R10, la camera estremamente più compatta, monta un sensore da 24 megapixel. Un'altra differenza importante è che la R7 ha un sensore stabilizzato e quindi più adatto per fare foto in low light oppure video. Entrambi dispongono di un corpo estremamente leggero e con una buona dotazione di tasti. E una cosa molto importante è la presenza del joystick, che su questa fascia di mercato non è affatto scontato. Il joystick è abbastanza grande e soprattutto è bello comodo da raggiungere col pollice, come troviamo su praticamente tutti i corpi di Canon. Una particolarità riguarda però la R7, che attorno al joystick ha una vera e propria ghiera. All'inizio questa disposizione non mi faceva impazzire, ma ci ho messo veramente pochissimo ad abituarmi e mi sono letteralmente innamorato di questa configurazione. Benché non sia il massimo da vedere dal punto di vista del design, una ghiera attorno al joystick è estremamente pratica perché ci permette di cambiare letteralmente tutto, dal punto di messa a fuoco, ad esempio agli ISO o ai tempi di scatto, con il pollice e senza doverlo spostare in giro per il corpo macchina. E questo, su una macchina abbastanza contenuta come dimensioni e con pochi tasti sul retro, è estremamente comodo, perché a tutti gli effetti possiamo essere velocissimi nello spostare il punto di messa a fuoco, magari regolare ISO e scattare. E questa è una comodità che ad oggi vanta solamente la R7 su tutto il mercato fotografico. In generale si tratta di due mirrorless molto molto leggere. La R7, la più pesante, supera i 600 grammi e possiede un bel doppio slot per le schede SD. Al contrario, la R10, quella piccolina delle due, pesa poco più di 400 grammi, ma possiede solamente uno slot per le schede di memoria. Entrambe però vantano un bel display LCD completamente articolabile, quindi flippabile anche in avanti. Una scelta che ormai Canon sembra aver adottato per tutte le sue mirrorless. Queste due nuove mirrorless sono molto complete anche sotto il punto di vista della connettività. Entrambe vantano un'uscita micro HDMI, un ingresso USB-C, che possiamo utilizzare anche per ricaricare le nostre fotocamere, un ingresso per lo scatto remoto e un ingresso per il microfono. La R7 in aggiunta ha anche l'uscita cuffie, il che la rende una fotocamera completa a tutto tondo anche sotto il profilo del video. Come dicevamo prima, la R7 ha il sensore stabilizzato e la R10 no, caratteristica che quindi potrebbe influenzare la scelta di qualcuno verso la R7. Dal punto di vista delle prestazioni, entrambe le camere sono molto molto importanti. Infatti entrambe arrivano a scattare 15 foto al secondo con l'otturatore meccanico e fino a 30 foto al secondo con l'otturatore elettronico. Sono prestazioni veramente veramente molto elevate. In video entrambe arrivano in 4K 30 fps senza crop né limiti di tempo. Ma la R7 arriva anche al 4K 60 frame al secondo. Quindi una macchina effettivamente adatta a concorrere con tutte le altre mirrorless oggi sul mercato. La cosa che più di tutte mi ha sorpreso però è stata l'autofocus, che è banalmente il classico autofocus delle mirrorless di Canon, quindi un autofocus veloce, reattivo e puntuale. È stato veramente un piacere poter fare qualche scatto senza dover pensare e preoccuparsi dell'autofocus, perché sapevo sempre che il mio soggetto sarebbe stato pienamente a fuoco. È veramente incredibile che delle macchine di questa fascia di prezzo
riescono a montare e a sfruttare appieno un sistema completo e versatile come l'autofocus del sistema R. E non credo che ci sia veramente qualcosa da poter criticare all'autofocus di queste macchine. Purtroppo non ho foto o video da farvi vedere, perché i modelli che ho avuto tra le mani erano dei modelli di preproduzione e all'evento a cui ho partecipato non era possibile portare a casa file. Quindi purtroppo dobbiamo accontentarci di quelle che sono le mie impressioni. Ma veniamo a una cosa molto importante, i prezzi. Partiamo dalla piccolina delle due, la R10, che uscirà sul mercato nella configurazione solo corpo a 1030 euro, che diventano 1150 se la compreremo in abbinata all'Optica Kit 15-45 mm, uno dei nuovi obiettivi presentati da Canon per il suo sistema R APS-C. La sorellona, invece, la R7, uscirà a 1570 per il solo corpo, che diventeranno 1980 euro se comprata in abbinata con il nuovissimo obiettivo 18-150 mm. Canon ha presentato insieme a queste due macchine due nuove lenti, due zoom kit destinati al mercato Canon R APS-C, il 15-45 e il 18-150 mm. Non sono sicuramente obiettivi di fascia altissima, ma era obbligatorio per Canon portare due lenti esclusivamente e nativamente pronte per il sistema APS-C di Canon R. Ovviamente sia la R7 che la R10 mantengono la baionetta R e potranno quindi montare nativamente tutte le lenti del sistema R, anche se destinata al full frame. Come sapete, mi piace dare un parere personale al termine di queste presentazioni, e quindi ve l'ho beccata anche oggi. Sono sinceramente contento dell'uscita di R7 ed R10, innanzitutto perché vanno ad occupare una nicchia che ad oggi Canon non aveva ancora occupato, quella delle mirrorless APS-C legate al sistema R. E in primis la competizione è una cosa molto positiva, in primis per noi consumatori. Canon ha prodotto due macchine molto interessanti, sia dal punto di vista delle specifiche e delle prestazioni, sia dal punto di vista del prezzo, che magari andando un pochino a scemare dopo l'uscita diventerà appetibile per magari tutti quei professionisti che usano il sistema R full frame come corpo macchina principale e che hanno bisogno di un secondo corpo ma che non vogliono svenarsi. Guardandolo come sistema a sé stante, il sistema APS-C di Canon R è ancora molto immaturo, soprattutto dal punto di vista delle ottiche, poiché ne esistono solamente due, il 15-45 e il 18-150, le ottiche kit che sono state presentate con queste due macchine. Questo sistema, quindi, ad oggi non rappresenta un vero e proprio competitor con i sistemi APS-C di Nikon, ma soprattutto di Sony e di Fuji, poiché effettivamente non è un sistema. Abbiamo due corpi macchina e due ottiche. In futuro, però, speriamo che Canon investa anche in questo sistema e chissà che tra lenti Canon e lenti di terze parti non si arrivi ad avere una bella competizione anche sulla fascia delle APS-C, cosa che almeno io personalmente gradirei molto. Ragazzi, la presentazione è finita e io vi ringrazio davvero tanto per essere stati con me fino a questo punto. Se siete arrivati fino a questo punto, lasciate un bel pollicione in su per farmi sapere che apprezzate questa tipologia di contenuti e soprattutto ricordatevi di iscrivervi al canale ed attivare la campanellina per non perdere tutti i prossimi contenuti che arriveranno nel prossimo periodo. Sapete, in questo periodo ci sono tante presentazioni e quindi stanno arrivando altrettanti video. Vi ringrazio per essere stati con me e noi ci vediamo al prossimo video.